Questo è uno dei primi Novecento proprio, dovrebbe essere 1909-1910, fine anni 10, primi anni 20, anni 10 e anni 30 l'aria. Ecco, questi sono motori che sono proprio agli albori della meccanizzazione. Siamo agli inizi del Novecento e comincia qui la storia della meccanizzazione agricola che tanta parte ha avuto nella liberazione dell'uomo dalla fatica, la fatica più importante che era quella dei campi. Guardi, il pezzo eccezionale è il bicilindrico, motore bicilindrico Slanzia Lombardini quando all'epoca erano in società, che sembra che sia l'unico esemplare sopravvissuto. Nel particolare questo esemplare è nuovo, cioè non è mai stato utilizzato. Diciamo che non viene ripresentata tutta la serie Slanzia all'interno di una fiera è dall'epoca quando l'azienda presentava i suoi prodotti per la vendita, che quindi si parla dagli anni 20 e primi anni 30 i motori che ci sono qua. Alcuni di questi pezzi erano nel museo? Sì, all'epoca erano all'interno del museo Slanzi, poi per varie vicissitudini aziendali smantellato e poi sono stati recuperati da me, che erano stati messi a loro volta in un museo privato. Che importanza hanno per ricordare lo sviluppo di questi tipi di motori? Beh, è stata una delle aziende italiane e fonderie più importanti a livello motoristico, agricolo, industriale. E anche motori navali faceva, e anche ha fatto la costruzione di alcuni trattori. Quindi nell'immaginario collettivo, nel mondo agricolo, insomma, un'azienda molto nota.